Una o due giorni di convegni, dibattiti, musica, poesia e cultura organizzata all'Aquila dalla CNA in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti e Lanci, arricchita dalla mostra mercato delle produzioni tipiche artigianali locali, e la seconda edizione di Valore Donna, che ha fatto il punto sui dati relativi all'imprenditoria femminile. In Abruzzo il 29% delle donne fa impresa, un dato che pone la nostra regione al quarto posto nella classifica italiana, ha sottolineato il presidente della CNA della provincia dell'Aquila, Gianfranco Torrelli. L'Italia in testa alla classifica europea quanto a imprese gestite da donne, ha dichiarato Maria Fermanelli, presidente nazionale CNA Impresa Donna. Le aziende rosse italiane, ha aggiunto, sono seconde solo alla Gran Bretagna in Europa. Un dato impressionante: le donne che riscontrano difficoltà nel trovare un impiego fisso si autopromuovono sul mercato mettendo in piedi un'impresa. Mi piace pensare che da domani queste imprese, queste piccole aziende che hanno portato i loro prodotti, tornerà anche arricchita dal rapporto con l'altra, con la compagna, con la vicina, perché l'artigianato si sviluppa proprio da una contaminazione continua, reciproca. Il direttore della CNA dell'Aquila, Agostino Del Re, ha evidenziato nel suo intervento il grande successo della manifestazione in termini di numeri e partecipazione. Qui ha detto: sono rappresentati molti settori come la politica, il giornalismo, il mondo delle costruzioni, l'editoria e lo spettacolo. Uno spaccato della società che ricalca il dato del nostro territorio, dove il 32% delle piccole e medie imprese artigianali è rappresentato da donne. Oggi abbiamo un incremento a livello nazionale nel mondo delle imprese, sarà rappresentato al 7% le donne, quindi tanto l'artigianato in generale, anche se a livello nazionale ha avuto un calo, un elemento negativo fra iscrizioni e cancellazione, però è il primo anno che si verifica un trend negativo positivo rispetto agli altri anni, e le donne hanno partecipato molto a questa inversione di tendenza che si sta creando per far sì che ci siano anche punti di riferimento. Nel corso del forum Valore Donne è stato lanciato un progetto per il superamento delle disparità di genere nel mondo del lavoro, che vedrà impegnati CNA, ANCE e Comune dell'Aquila.